Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono numeri positivi, buone notizie per l'Abruzzo che da qualche giorno è in zona bianca. Sul fronte contagi, altra giornata senza decessi e con un drastico calo dei ricoveri ospedalieri. Sono 48 i nuovi casi riscontrati oggi sul territorio regionale. Sono 48 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.498 tamponi molecolari. Risultato così positivo, l'1,37% dei campioni. Si registra, e questa è un'ottima notizia, un nuovo azzeramento dei decessi. Il bilancio delle vittime resta invariato, così a quota 2.498. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 94 di ieri agli 85 di oggi, con le terapie intensive che sono ai valori di settembre. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 77 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 10, di cui 7 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 2.105, 81 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 4 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.750 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti delle ultime ore sono 404, ma comprendono anche i casi relativi al periodo aprile-maggio che non erano stati comunicati dalle ASL. Il totale sale così a 69.759. Dei 74.362 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.831 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 19.337 in provincia di Chieti, 18.135 in provincia di Pescara e 17.314 in provincia di Teramo, 594 fuori regione, mentre per 151 sono in corso verifiche sulla provenienza. E questo pomeriggio protesta del mondo della scuola contro il decreto sostegni bis del governo, mondo della scuola che chiede anche meno precariato. Paolo Renzetti. Il mondo della scuola scende in piazza proprio il giorno prima della chiusura dell'anno scolastico. Questa protesta è soprattutto per manifestare malcontento sul decreto sostegni bis del governo. Certo, per due motivi. Una di metodo: era stato appena firmato il patto per la scuola, quindi l'intento di lavorare insieme, dialogando per trovare le soluzioni ai tanti problemi della scuola. Nel frattempo veniva firmato un decreto, quindi in maniera unilaterale venivano assunte delle decisioni che noi non condividiamo, quindi nel metodo. Nel merito, appunto, le soluzioni che vengono previste dal governo non ci soddisfano, soprattutto per quello che riguardano le soluzioni proposte per il precariato, quindi un sistema di assunzioni che deve rispondere rapidamente al problema, e non mi sembra che le scelte che ha operato il governo portano in questo senso. Con questi precari che succede? Che ogni anno tu a settembre nomini a livello nazionale decine di migliaia di persone che l'anno successivo molto probabilmente non riprenderanno lo stesso posto, la stessa, anche se magari lavoreranno pure, ma questo significa uno scollamento tra i ragazzi che devono vedersi, diciamo, ruotare gli insegnanti, e per quelli che sono precari una battaglia infinita, cioè perché ogni anno devono ricominciare da capo. Allora noi diciamo, ma scusate, chi sul campo ha un titolo di studio, ha fatto almeno tre anni, facciamo un'operazione straordinaria di immissione in ruolo. Noi il 20 maggio avevamo stretto un accordo con il Presidente del Consiglio che aveva delegato il Ministro dell'Istruzione. In questo accordo c'era stabilizzazione per i precari, potenziamento degli organici, investimenti sui settori della conoscenza per i rinnovi contrattuali. Bisogna cominciare dal primo punto, e già ad oggi vediamo che questi impegni non vengono rispettati. Subito dopo, infatti, è stato emanato un decreto che non va nella direzione da noi auspicata. Il risultato qual è? È che a settembre, se non cambiano subito le cose, la scuola abruzzese rischierà di avere un'altra volta 6.000 precari, e avere un organico con così tanti precari rischia sicuramente di non dare quella stabilità, quella continuità per l'offerta formativa, con corsi da fare immediatamente, con procedure snelle che possano garantire una stabilizzazione ai lavoratori che da anni sono nelle scuole. Abbiamo proposto di fare dei concorsi per
per chi ha i 3 anni di servizio. Questo anche in linea con le politiche europee che prevedono sanzioni quando vengono reiterati per più di 3 anni i contratti a tempo determinato. Abbiamo parlato di stabilizzare quegli stessi docenti, quel personale che comunque viene a lavorare ogni anno, che fa partire le nostre scuole e che le chiude. Quindi non si trattava di sanatoria, ma di dare dignità al loro lavoro. Noi siamo qui anche e soprattutto affinché si possano utilizzare le GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze, per le immissioni in ruolo, quindi il ripristino del doppio canale di reclutamento. La scuola italiana ha bisogno di insegnanti in cattedra già dall'inizio di settembre, ha bisogno di classi che con un numero di alunni inferiore alle 15 unità, ha bisogno di continuità didattica e ha bisogno che chi è stato assunto fuori regione possa avere quantomeno la speranza nel breve periodo di tornare a casa dai propri familiari. Cambiamo argomento adesso, non le ha mandate a dire il presidente della regione Marsiglio, che rivendica per l'Abruzzo bagnato dal mare un'autorità portuale. Il presidente ha anche criticato chi ha ironizzato su un suo lapsus in consiglio regionale. È un fiume in piena il presidente Marco Marsiglio, che anche questa mattina, a margine di una conferenza stampa tenutasi presso l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, è tornato a rivendicare e chiedere per l'Abruzzo, regione bagnata dal mare, una autorità portuale autonoma. Non è mancata poi la risposta a chi sui social ha ironizzato su un suo lapsus ieri nel corso del discorso tenuto in consiglio regionale all'Aquila. L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su due mari, anzi anche sui tre mari, compreso lo Ionio. Solo un cretino in malafede può non aver capito che cosa stavo dicendo. È chiaro che neanche un imbecille può pensare di attribuirmi una dichiarazione del genere, che se avessi fatto in quel momento sarebbe entrata la Neuro a portarmi via. Non è accaduto, perché tutti quelli che erano presenti in aula hanno ben compreso, e lo comprendono gli abruzzesi, che ho sollevato un tema vero. E cioè che l'Abruzzo è l'unica delle regioni italiane che si affacciano sull'Adriatico, sul Tirreno o sullo Ionio a non avere una propria autorità di sistema portuale. E quindi questo dibattito umiliante, se dobbiamo prendere ordini da Ancona o da Civitavecchia, è un dibattito che a me non appassiona. Ho anche dimostrato che questa pretesa di andare a Civitavecchia avrebbe danneggiato l'Abruzzo, perché sarebbe andato sotto un'autorità portuale che ha grossi problemi finanziari di bilancio e quindi non avrebbe avuto soldi da investire sui porti abruzzesi, avrebbe interrotto la pianificazione del piano regolatore di sistema portuale, facendo ritardare di qualche altro anno l'adozione di uno strumento indispensabile per la vita dei nostri porti, avrebbe soprattutto impedito all'Abruzzo di vedersi autorizzare la ZES, che è invece un volano fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ora, se di fronte a questi argomenti seri qualcuno vuole divertirsi a fare la burla, lo posso accettare dai buontemponi che passano la giornata su Facebook, ma che consiglieri regionali o parlamentari che stanno a Roma in vacanza a 15.000 euro al mese dicano queste stupidaggini e mi offendano pensando che io sia così ignorante e zotico da non conoscere quali mari bagnano le nostre terre, mi fa veramente pensare sullo stato basso del livello politico di certi soggetti e di certi partiti che esprimono questa rappresentanza. Continuiamo a parlare di trasporti, perché con l'avvio della stagione estiva tornano nuovi voli e nuove rotte da e per l'aeroporto d'Abruzzo. Il presidente Paolini, con il mandato in scadenza, sembra ai saluti. Presentate questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara le nuove destinazioni che partiranno a breve, aggiungendosi a quelle già in essere. A luglio saranno quasi una trentina le rotte grazie ai voli di Alitalia, Ryanair, Volotea e l'ultima arrivata, FlyLeOne. Sì, è già partita. A giugno, questa settimana, noi abbiamo 15 partenze e 15 arrivi, 30 voli. A luglio arriveremo a 25-27 rotte, cioè decine di voli al giorno. Nuove rotte, nuove compagnie, FlyLeOne con queste nuove rotte estive di Corfù, Dubrovnik, Spalato, Pantelleria, Lamezia Terme e Figari in Corsica. Poi avevamo già Treviso, cioè Venezia, Alghero e Torino di Ryanair, tutte le rotte tradizionali di Volotea, Tirana, Kuwait Air, Ryanair che ha ripristinato tutte le rotte, Cracovia, Varsavia, Praga, Londra, tutte, insomma, Germania, eccetera.
E quindi abbiamo nuove rotte, una ripresa molto forte, nuovi fondi non direi, perché nuovi fondi, gli unici che dovevano arrivare ulteriori era 1,5 milioni di euro del bando della regione ulteriore, che però non è arrivato, purtroppo non è stato editato. Noi stiamo ancora lavorando col bando di 800.000 euro di novembre dell'anno scorso, che però è stato editato da Saga, ci è stato dato a noi a novembre, e noi in 20 giorni abbiamo attuato e come dire, realizzato. Invece purtroppo è 1,5 anni che aspettiamo questo bando di 1,5 milioni che non arriva, che ci avrebbe molto aiutato e purtroppo ci ha fatto perdere qualche destinazione e qualche compagnia. Approvato anche negli ultimi giorni il bilancio da parte del CDA, presieduto dal presidente della Saga Enrico Paolini, il cui mandato scadrà a fine giugno. Avete anche approvato il bilancio? Sì, pochi giorni fa, adesso andrà all'Assemblea dei Soci il 29 giugno con un meno 168.000 euro formale, che però in attesa dei 300-400.000 euro di ristoro del governo che dobbiamo avere per il 2020, ma avremo sul 2021, nella sostanza è un attivo di circa 150-200.000 euro in un mondo di aeroporti italiani dove nessuno chiude in attivo e i più fortunati chiudono con qualche milione di deficit. Guardi, dopo tre bilanci in tutte le società pubbliche si decade, non è che io vengo tolto, io decado, e il giorno 29 giugno il socio regione, che è il socio al 99%, deve nominare un nuovo presidente, un nuovo CDA. Ovviamente faranno come credono, a me non è stato detto nulla, quindi posso supporre di non essere sicuramente il primo della lista, ma questo mi interessa relativamente. Quello che mi interessa molto è far capire a tutti, e spero di averlo fatto capire alla Regione Abruzzo, all'attuale governo della Regione Abruzzo, che qui non si può mettere una persona qualsiasi, pur se rispettabile, qui ci vuole un manager. Qui non si tratta di una nomina pubblica dove venire a fare passeggiate in macchine blu o fare altre cose del genere. Qui si tratta di venire, fare progetti, piani industriali, avere rapporti con le compagnie, trovare denari, fare entrare denari commerciali, gestire il personale. È un lavoro da manager con forti caratteristiche aeronautiche e turistiche. Detto questo, immagino che la regione farà il suo dovere nei modi e nelle forme che la legge prevede. Cronaca adesso, tragico incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14:20 sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara. Lo scontro, un tamponamento, ha coinvolto un'automobile e un mezzo pesante nel territorio di San Salvo. A perdere la vita è stato un 38enne automobilista originario della provincia di Teramo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per il 38enne, anche i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, il personale della direzione del settimo tronco autostradale. In direzione nord il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora, inevitabile la coda che si è formata tra Termoli e Vasto. Si continua a discutere sugli orari dei locali nei quartieri della Movida pescarese. Ieri incontro tra il sindaco Carlo Masci e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sicuramente siamo fortemente contrari ad una scelta del Consiglio Comunale di Pescara che ha dato un indirizzo ben preciso a degli orari che ci aspettavamo invece fossero liberi dopo tutto questo tempo. Non capiamo quale sia esattamente il nesso di tutto ciò, abbiamo dialogato più volte con il sindaco, c'è una problematica che continua a essere quella vecchia di qualche anno fa, ma che ci aspettavamo fosse messa un po' da parte da qualche residente, perché dopo una pandemia ci aspettavamo un atto di responsabilità forte da parte dei residenti nel far ripartire un'economia che era comunque in ginocchio, sono famiglie di lavoratori e famiglie di imprenditori che devono ripartire. È una ordinanza che ad oggi non ancora esce, speriamo che esca in questa mattinata. Noi però abbiamo chiesto al sindaco, visto che ci ha detto che nulla poteva essere modificato in questa prima ordinanza, di lavorare immediatamente fin da subito insieme al suo consiglio comunale e ai capogruppi
ha un'ordinanza che dal 7 luglio vedrà una città aperta al turismo e una città che torna alla normalità, perché se la loro preoccupazione è di accompagnare in un post pandemico, anche se non siamo al termine della pandemia, la città e le sue abitudini, ci aspettiamo che dal 7 luglio, fatto questo ulteriore enorme ed importante sacrificio da parte delle imprese, si torni ad una normalità. Quindi la possibilità è che tra meno di un mese le cose possano cambiare, voi puntate su questo? Assolutamente, anche perché dagli impegni presi dall'amministrazione nel ascoltare tutto quello che noi abbiamo posto come problematica anche per il resto della città, perché l'ordinanza all'inizio era per tutta la città, adesso dovrebbe contemplare purtroppo alcuni luoghi in alcuni momenti, ma abbiamo chiesto una certezza e una tranquillità dal 7 luglio. Se questo atto del sindaco e dell'amministrazione è voluto per accompagnare un percorso, che dal 7 luglio questo percorso inizi in maniera normale come è accaduto negli altri anni. La Guardia di Finanza ha scoperto una discarica abusiva nel centro di Pescara. L'area è stata sequestrata e tre soggetti sono stati denunciati per violazioni ambientali e per non aver versato l'ecotassa. Giuseppe Dintino. Una discarica nascosta nel cuore di Pescara. Sorvolando in elicottero il capoluogo adriatico, la Guardia di Finanza ha scoperto una baraccopoli recintata e difficilmente visibile da terra. Un agglomerato di strutture precarie e abusive utilizzate, fanno sapere le forze dell'ordine, per lo svolgimento di attività economiche e per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. Dalle immagini sembrerebbe un magazzino o un'officina. Intorno però è disseminata immondizia di ogni tipo, che potrebbe mettere a rischio la salubrità della zona. L'operazione non è volta solo alla salvaguardia dell'ambiente, ma è anche tributaria. Infatti oggi esiste l'ecotassa, ovvero il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, il quale si applica anche in caso di illeciti e discariche non autorizzate. La base imponibile è determinata in relazione alla quantità e alla tipologia di rifiuti. Secondo i tecnici della Guardia di Finanza, in questo caso sono stati migliaia gli euro di tasse non versate. L'area di circa 1000 metri quadri è stata sottoposta a sequestro e tre soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali. Nel giorno del 207° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, appena è stato presentato il libro Anni Bui, scritto da Salvatore Lordi, che ripercorre storie di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo degli anni di piombo. All'interno del volume è anche la storia del carabiniere Giovanni D'Alfonso. Stefano Recanati. Era il 5 giugno del 1975 quando il carabiniere Giovanni D'Alfonso, sulle tracce di Vittorio Vallarino Gancia, perse la vita in un conflitto a fuoco con la brigatista rossa Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, nei pressi di Acquiterme in provincia di Alessandria. Questa storia, come tante altre di uomini in divisa vittime di terrorismo, sono ricostruite e raccolte nel libro Anni Bui del giornalista Salvatore Lordi, un volume di 533 pagine che ripercorre storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980. Siamo negli anni di piombo, culminati nel 1978 con l'uccisione di Aldo Moro. Sono pagine in cui non si racconta il decennio o i decenni della strategia della tensione, si raccontano storie di vita di semplici carabinieri, poliziotti, finanzieri che hanno pagato con la vita il modo di difendere la democrazia nel nostro paese. Avvenne tutto così in fretta nel giorno della festa dell'Arma dei Carabinieri. Il giro di ricognizione, l'arrivo alla cascina Spiotta, il conflitto a fuoco, il ferimento del tenente Umberto Rocca che perse un occhio e un braccio a causa dell'esplosione di una bomba e quello letale di Giovanni D'Alfonso. Proprio l'amministrazione comunale di Penne, a distanza di 46 anni, ha voluto ricordare il carabiniere nato nel centro Vestino nel 1930 con questa presentazione a cui hanno partecipato la
vedova Dina e i figli Bruno, Cinzia e Sonia, i quali con il cuore gonfio di emozione hanno raccontato alcuni aneddoti del D'Alfonso, non carabiniere. Anche se diciamo, lui è andato via da bambino, però era giusto ricordare questa splendida città, insomma, i luoghi dove lui è da bambino vissuto. Come ho detto prima, ho preso la parola e ho detto il cuore colmo di emozione, commozione, è difficile parlare, però è stata comunque una cosa bella perché queste cose riportano i nostri cari in vita e quindi ce li fanno sentire sempre vivi e vicini. Oggi è stato un appuntamento importante perché dopo mesi di chiusura legata appunto al lockdown ripartiamo con l'attività culturale, quindi con la presentazione del libro Anni Bui di Salvatore Lordi, ripartiamo con una serie di iniziative, a breve ci saranno altri eventi culturali perché Penne deve tornare a correre, diciamo così, tornare ad abbracciare la vita, la normalità che ovviamente dopo mesi e mesi di chiusure ne abbiamo proprio bisogno. Per la festa in onore di Maria Santissima delle Grazie, patrona della città di Teramo, al via tanti appuntamenti religiosi e civili. Gli eventi curati dall'Associazione Culturale Teramo Nostra inizieranno il 19 giugno per terminare con la grande manifestazione popolare del 2 luglio. Tania Bonici Castelli. La festa della Madonna delle Grazie a Teramo il 2 luglio è la grande festa della città che si ripete ormai da decenni e che consacra ogni volta il territorio e la sua popolazione alla protezione di Maria Santissima delle Grazie. Un evento religioso che è supportato da tutta una serie di altri appuntamenti civili, un ricco cartellone curato dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Tante le manifestazioni civili, quali le più importanti? C'è la collaborazione con la Riccitelli, in più con la Benedetto Marcello, che il 26 farà il Requiem di Mozart dopo la premiazione del premio Gian Domenico di Sande e Anna Pepe, e c'è anche l'organetto di Tassone che è una scuola di organetto, c'è la banda di Mondorio, cioè abbiamo cercato di includere tutta la nostra provincia perché questa è la festa di tutta la nostra provincia, non è solo la festa di Teramo. In tempi di non Covid, la processione tra le vie cittadine del 2 luglio della Madonna delle Grazie era un'usanza attesa e partecipata dall'intera popolazione teramana. A causa della pandemia, questa tradizione sarà modificata e la statua di Maria Santissima sosterrà nei luoghi simbolo della sofferenza per poi ricevere dal sindaco di Teramo le chiavi della città. Come lo scorso anno, ripeteremo la stessa esperienza. Quindi la Madonna verrà accompagnata nei posti importanti della città più significativi, ecco, un conforto ai malati nella casa di riposo dei Benedittis, al cimitero per ricordare tutti i defunti, soprattutto di quest'ultimo periodo a causa del coronavirus, poi all'ospedale il mondo della sofferenza che ha sempre uno sguardo rivolto alla Madonna, e poi dall'ospedale riscenderemo in città, il corso, una piccola sosta davanti alla cattedrale, e poi arrivati a Porta Madonna ci sarà la consegna da parte del sindaco, questa consegna così simbolica, affidamento della città alla protezione della Madonna, e poi rientro in chiesa, in santuario, e la conclusione con una messa solenne. Apriamo la pagina dello sport, andiamo in casa Pescara, conto alla rovescia per il nuovo allenatore biancazzurro, quasi fatta per Gaetano Auteri, che però prima dovrà risolvere il contratto che lo lega ancora al Bari fino al giugno del 2022 e poi potrà legarsi al Delfino. Tra i papabili come neo direttore sportivo, Giuseppe Geria dovrebbe restare la guida del settore del giovanile. Andrea Costantini. Probabilmente sia la stretta finale. Gaetano Auteri si appresta ad essere il nuovo allenatore del Pescara. Dalla società direttamente continua a non filtrare nulla, ma i rumors a questo punto sono insistenti e anche un giornalista specializzato nel mercato come Gianluca Di Marzio di Sky in mattinata si è sbilanciato sul nome che anche secondo la nostra emittente nelle ultime settimane è stato in cima alla lista degli allenatori papabili per la panchina bianca-azzurra. Dunque sembra davvero questione di pochi giorni, se non di ore, prima della fumata bianca
bianca per Gaetano Auteri, che è ancora sotto contratto con le Bari, cui è legato fino a giugno 2022. Il tecnico siracusano dovrà prima risolvere l'accordo con il club pugliese e poi sarà libero di legarsi al Pescara. Il marchio di fabbrica di Auteri è il 3-4-3 e sotto questo punto di vista è conosciuto per essere integralista dal punto di vista tattico e un sergente di ferro nelle dinamiche di spogliatoio. I risultati più importanti li ha colti quando ha guidato alla promozione in Serie B la Nocerina nella stagione 2010-2011. In quella squadra militavano Marco Pomante e Alessandro Bruno, e il Benevento nella stagione 2015-2016, salvo non restare in Serie B la stagione successiva. Negli ultimi campionati è stato a Matera e Catanzaro con risultati altalenanti. In questa stagione ha guidato il Bari per le prime 23 giornate. Esonerato a inizio febbraio, è stato richiamato al timone della squadra il 20 aprile per disputare le ultime due giornate di campionato più i playoff, turno superato col Foggia, poi l'eliminazione ad opera della Feralpi Salò. Resta l'incognita direttore sportivo. Sebastiani, anche lunedì sera a Replay, ha ribadito a chiare lettere che prima sarebbe stato scelto il DS e solo dopo l'allenatore. Ciò fa supporre che queste siano ore caldissime anche per il ruolo dirigenziale. In questi ultimi giorni si è parlato anche di Agnello Martone, direttore generale della Casertana, ma restano sempre caldi i profili dell'ex DS della San Benedettese Pietro Fusco, del DS del Latina ed ex Teramo Marcello Di Giuseppe e del DS del Sud Tirol Paolo Bravo, tutti dirigenti attualmente vincolati ad un club e che dovrebbero risolvere prima di legarsi al Pescara. Circa la soluzione interna a Geria, Sebastiani ha ribadito lunedì sera a Replay, ma anche dopo il match di ieri della primavera, che il dirigente calabrese avrà il contratto rinnovato e resterà a dirigere il settore giovanile. Resterà a Geria? Geria sa che non ha nessun problema. Credo che sia stato Geria è stata una bellissima scoperta e devo, per questo, siccome io sono una persona molto onesta, per questo devo ringraziare Massimo Oddo che me l'ha presentato a suo tempo, quindi se sta qui Geria è anche grazie a lui. C'è il rischio che qualche gioiellino del Pescara possa emigrare dinanzi ad un'offerta importante? Ma io spero di no, anche se poi voi sapete che alla fine se ci sono richieste importanti, club importanti, voi giocatori, convincere i giocatori a rimanere non è mai facile, però credo che alcuni di loro quest'anno si possano giocare un posto in pianta stabile con il Pescara, con la prima squadra. Questi ragazzi, che oggi hanno anche un valore economico, sono un patrimonio del Pescara? No, noi non ce l'abbiamo il patrimonio. Noi siamo una squadra di scappati di casa, una società che non sa fare nulla, quindi noi stiamo guardando il patrimonio, se no ci abbiamo solo i debiti. Qualcuno ieri mi ha detto che abbiamo 24 milioni di debiti, me li portassero, perché non li riesco a vedere, non li riesco a trovare tutti questi debiti, però evidentemente ci abbiamo pure qualcosina di nostro che vale qualcosa, ma questo fa parte sempre del lavoro che abbiamo fatto noi, non è che l'ha fatto qualcun altro. Scendiamo in Serie D adesso, perché questo pomeriggio, nel recupero della giornata numero 19 del campionato, il Pineto fa suo il derby contro il Castelnuovo vincendo per 2-1. Dopo il vantaggio nero-verde di Loviso sono Brattelli e Minnozzi su rigore a firmare il successo dell'11 biancazzurro di Marco Pomante. Roberta Di Sante. Il Pineto ospita il Castelnuovo nel recupero del derby della 19ª giornata. Neroverdi in formazione rimaneggiata per via delle numerose assenze causa Covid, alle quali si aggiunge la squalifica di Foglia. Di Fabio schiera i suoi con il classico 4-2-3-1, con Doi a far coppia centrale in difesa con Terrenzio, Bregasi preferito a Gentile a centrocampo in avanti, fiducia a Fagioli. Il Pineto nel 3-4-3 schierato da Pomante recupera in difesa Bertolo, Brattelli viene preferito a Mesisca, il tridente è composto da Romano, Minincleri e Minnozzi. Prima frazione equilibrata, a farsi vedere per primi in avanti sono gli ospiti. All'ottavo Manari va sul fondo e mette in mezzo, ma Bertolo anticipa Fagioli in agguato. La risposta dei locali al minuto 11. Della Quercia scambia con Minnozzi e mette in mezzo il traversone che, deviato da San Severino, per poco non sorprende Olivieri. Il Pineto ha il pallino del gioco e fa maggiore possesso palla, ma il Castelnuovo è ben messo in campo da Di Fabio. Ne deriva una fase iniziale di gara piuttosto equilibrata. Al 19esimo l'occasione più ghiotta per il Pineto, un ottimo Della Quercia dalla destra mette in mezzo per l'inserimento di Romano, ma Olivieri si supera e compie il miracolo smanacciando in corner e salvando letteralmente Neroverdi. Ancora Olivieri sugli scudi al 22esimo, l'estremo ospite dice no alla punizione filtrante di Minnozzi. Inverde gli esterni di Fabio portando Di Ruocco a destra e Manari a sinistra, squadre accorte e organizzate in difesa per una partita tatticamente bloccata, e come spesso accade in questi casi per rompere gli equilibri ci vuole il colpo da maestro di un singolo come l'invenzione di Loviso al 35esimo, che dalla bandiera
mascherina, calcia direttamente in porta e beffa tutti, Mercorelli compreso, con la sfera che si insacca all'altezza del primo palo per l'1-0 ospite. Passa un minuto e dall'altra parte anche Minnozzi prova su punizione da posizione defilata a calciare direttamente in porta, ma Olivieri è attento e alza sopra la traversa. Il primo tempo si conclude con il Castelnuovo vicino al raddoppio, cross dalla sinistra sul secondo palo di Manari, non ci arriva di un soffio Fagioli. La prima frazione si conclude sul parziale di 1-0 in favore degli ospiti. Nel secondo tempo il Pineto alza il baricentro nel tentativo di recuperare la partita, ma inevitabilmente si espone al gioco di rimessa del Castelnuovo e al minuto 5 è provvidenziale l'intervento in chiusura di Bertolo che anticipa Emili a centro area. Non ci sono spazi per i biancazzurri, così al settimo Minnozzi tenta la conclusione da fuori, ma la sta filata e alta sulla traversa. Stessa sorte al decimo per il tentativo dalla distanza di Diruocco. Il Pineto spinge al 17° su azione d'angolo, pareggia. Tocco sotto misura di Minincleri con la sfera che balla pericolosamente sulla linea prima del tapin vincente del giovanissimo Brattelli che insacca le spalle dell'incolpevole Olivieri. 1-1. Insiste la formazione di casa che sfiora il gol del pari al 19° con Cernaz che fa tremare la traversa e poi ancora Olivieri fondamentale a salvare sulla linea. La pressione del Pineto si concretizza al minuto 26. Angolo di Minnozzi, Bertolo di testa centra la traversa, sulla ribattuta Camplone subisce una trattenuta, calcio di rigore e cartellino giallo per Gentile. Dal dischetto Minnozzi angola bene e insacca a fil di palo per il sorpasso dei locali che ribaltano la partita e sulle ali dell'entusiasmo alla mezz'ora Cernaz dalla distanza esalta ancora una volta i riflessi di un super Olivieri. Girandola di cambi per i due tecnici che provano poi ad inserire forze fresche, ma nel finale anche il caldo inizia a farsi sentire e i ritmi di un derby molto combattuto inevitabilmente calano. Il Pineto vince così in rimonta e conquista il terzo posto in solitaria alle spalle di Campobasso e Notaresco e festeggia anche le centropresenze in biancazzurro del capitano Alfonso Pepe. La sconfitta riduce le speranze playoff di un buon Castelnuovo atteso da un gran tour de force che lo rivedrà in campo già venerdì contro il Vasto Girardi. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Inoltre vi ricordo questa sera alle 21.30 l'appuntamento con Pallavolè, la rubrica di volley curata e condotta da Sergio Zappalorto. Il TG6 invece torna con l'edizione della notte alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.